morte, e l'INPS è sempre l'INPS. Continua a gridare la sua richiesta d'aiuto Aldo Alia, un cittadino di Castrovillari, alla ricerca disperata di avere delle risposte. Avanza dallo Stato la mobilità in deroga, poco più di 23.000 euro. Questa mattina ha scelto l'ufficio IMSS incatenandosi alla saracinesca, impedendo di fatto l'entrata negli uffici. La sua storia inizia nel 2010, quando viene licenziato da un cantiere che lavora in subappalto per la costruzione del Tribunale di Castrovillari. Dal 2011 io ho presentato domanda di mobilità in deroga alla Regione Calabria, la quale Regione Calabria, in data 29/11/2011, emanava decreto numero 14.687 e praticamente venivo informato dal sindacato CISL di Cosenza che il decreto era stato emanato e che quindi era stato decretato e che al massimo nel mese di dicembre avrei percepito i primi mesi di indennità di mobilità. Cosa che non è successa, in quanto varie richieste all'INPS territoriale qui a Castrovillari davano delle risposte quantomeno vaghe. Al fine richiesi una documentazione scritta, un diniego scritto della cosa, per riuscire a capire qual era il motivo per cui mi veniva negato il pagamento. Quello sostegno dallo Stato che dovrebbe erogare l'INPS diventa il suo calvario, che lo costringe prima a rivolgersi ad un sindacato, poi ad un secondo, prima di arrivare alla causa contattando un avvocato che oggi lo difende. Una serie di meccanismi burocratici che prima lo costringono a dimostrare di avere i requisiti per ricevere l'indennità, poi alcune beghe di ufficio presso la sede regionale dell'INPS rallentano il processo che gli permetterebbe di ricevere il contributo della mobilità. Potrebbe essere un sospiro di sollievo per un disoccupato già vicino alla soglia dei 60 anni, gravato anche da problemi importanti di salute come un enfisema polmonare ed una maculopatia degenerativa agli occhi. È da 5 anni che sto chiedendo i miei diritti e mi vengono negati.